Giulietto Chiesa per PandoraTV.it. Dobbiamo essere pronti a cedere una parte della nostra libertà. Così ha detto ieri il procuratore della lotta al terrorismo, Roberti. Affermazione sincera, ma molto, molto grave. La questione non riguarda solo Parigi, chi lo pensa è davvero un ingenuo, riguarda tutti. Da Parigi del 14 novembre comincia una nuova fase della storia europea, in cui molte delle caratteristiche della vita di milioni e milioni di cittadini saranno cambiate radicalmente e bruscamente. È la guerra, anche se il ministro degli esteri italiano Gentiloni dice che non bisogna usare questo termine, e invece no, è la guerra. Una guerra diversa da quella che ci si aspettava, è anche una guerra grande, più grande di quella che noi potevamo immaginare. Certo, anche l'Italia è a rischio. Il Giubileo sarà occasione di incontri di massa, di preghiera collettiva, dunque di pericolo. Ci vorrà molta vigilanza e molta attenzione, non solo da parte degli organi dello Stato, ma anche da parte dei cittadini che dovranno decidere dove andare e dovranno guardarsi bene attorno, là dove vanno. Ma si continua con i media mainstream che oggi, come ieri, continuano ad concentrare l'attenzione dei lettori sugli esecutori, sui killer, cioè, e cioè sull'estremismo islamico, così attizzando odio e scontro nei confronti degli immigrati che in realtà non c'entrano assolutamente niente con quello che sta accadendo. Si continua a tacere sui mandanti, sui finanziatori, si continua a non spiegare con chiarezza chi è Daesh. Chi è che l'ha messa in piedi? Perché un esercito di 70.000 uomini costa più di 1 miliardo di dollari al giorno. Si tratta di impegni che difficilmente può sopportare anche uno Stato. Di questo non parla nessuno. Adesso Hollande bombarda la capitale dello Stato islamico, ma è una strana rappresaglia contro coloro che fino all'altro giorno la Francia ha armato, addestrato e anche finanziato insieme alla Turchia, a Israele, alla Gran Bretagna, agli Stati Uniti. Si cercano i killer di Parigi, che sono già tutti morti e se non sono ancora morti lo saranno presto e quindi non potranno parlare, come è avvenuto esattamente a quelli che hanno partecipato a gennaio alla strage di Charlie Hebdo. Ma non si dice che tutto è cominciato armando i ribelli che volevano abbattere Bashar al-Assad. Dunque, i mandanti sono anche in Europa, oltre che in Arabia Saudita, in Qatar e a Washington, naturalmente, e in Israele. Chi ha sconfitto Daesh è stata la Russia di Putin. Questa è un'altra verità che non viene detta con chiarezza. È lì che è avvenuta la svolta. In un mese di bombardamenti la Russia ha praticamente eliminato il 60% degli effettivi e della forza militare sul campo. Questo è il fatto nuovo e la ritirata di Daesh spiega perché hanno deciso di concentrare adesso i loro sforzi sull'Europa. Meno costosi, costa meno che tenere in piedi un esercito di 70.000 uomini. Daesh cioè si è rivoltata contro i suoi protettori. E la coalizione occidentale è nel più grande marasma, non sa che pesci pigliare. Adesso anche loro hanno paura dello scorpione che hanno messo in movimento, ma continuano a volere l'abbattimento di Damasco. E nessuno durante il G20 ha alzato, G20 che si teneva proprio in casa di Erdogan, ha alzato la voce contro Erdogan, che è il principale responsabile di questa situazione, insieme agli Arabi Sauditi e agli americani. Invece Cameron insiste, insiste, come diciamo in altra parte della nostra cronaca, vuole bombardare Damasco, come se la minaccia che abbiamo visto, minaccia, l'assassinio di massa realizzato a Parigi dipendesse da Damasco. Damasco non c'entra niente con questa storia, sono i nemici di Bashar al-Assad che hanno fatto questo, ma non viene detto con chiarezza. Allora, Cameron vuole bombardare Damasco. Ma la Russia non glielo consentirà. Così gli europei, la gente comune, l'uomo della strada, continuerà a pagare il prezzo del caos prodotto dai suoi governanti. Ecco
la vera spiegazione di quello che sta accadendo. Per farla finita con questo terrorismo bisogna tagliare le mani ai mandanti. E buon viaggio intorno al sole. Giulietto Chiesa per PandoraTV.it.